Grazie, grazie a ai presenti intanto, grazie al sindaco, all'assessore e a te Andrea, che ogni anno, poi abbiamo anche la presenza del mister Matteo, che vi ha illustrato un po' il loro programma, e io sono qui un po' a illustrare il nostro programma, quindi ringraziare la Val di Fassa che in questo periodo, diciamo, che tutti conosciamo, negativo, ha dimostrato in 3 giorni, massimo 4 giorni, di potersi rialzare nel modo migliore. Devo dire che noi come Fiorentina, voi come Val di Fassa in questo momento, ci siamo rialzati da una situazione difficile. Noi l'anno scorso, subendo quella tragedia che tutti voi conoscete, e voi quest'anno subendo questo alluvione, diciamo, e vi siete rialzati molto bene. Siamo contenti di essere qui a Moena, questo è il 7º anno, di solito nei matrimoni lunghi il settimo anno è l'anno difficile, però per noi, con voi, sicuramente ci sarà il proseguo, come avete già detto prima, del triennale che abbiamo fatto, e a noi fa molto piacere essere qui insieme a voi e cercare di portare avanti il discorso fatto, diciamo, nel 2011, quindi credo che sia stato positivo sotto tutti gli aspetti, perché la Fiorentina in questi anni, in questi ultimi 7 anni, diciamo, ha raggiunto un livello ottimale sia dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista societario. Quindi insieme siamo cresciuti molto e cercheremo di crescere ancora. La stampa qua presente, praticamente quest'anno siamo tornati a Moena, devo dire, con la stessa squadra dell'anno scorso, con qualche ritocco giovanile, però secondo me importante. Poi ci auguriamo che in seguito ci siano altre situazioni calcistiche favorevoli. La prerogativa è quella di rimanere sempre a un livello ottimale, e quindi questo connubio con Moena penso sia importante e programmato nel miglior modo possibile. Quindi grazie per averci ricevuto. 3 giorni fa eravamo anche noi un po' titubanti, però abbiamo visto il bellissimo lavoro che avete fatto per noi, per i nostri tifosi, che poi ci auguriamo verranno numerosi, per la stampa, che sicuramente vi dirà un po' anche alla nostra gente di venire tranquillamente a Moena, perché abbiamo trovato sempre una situazione molto molto favorevole. Quindi grazie di tutto, e insieme andiamo avanti.